Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio, anche oggi un ospite di eccezione, Filippo Angeloni, buongiorno, benvenuto sul mio canale. Ciao Pasquale, grazie per avermi invitato e ciao a tutti. Ciao a tutti quanti. Allora, oggi un'altra intervista molto particolare. Voglio conoscerti meglio, voglio sapere chi sei, voglio sapere cosa fai, anche perché quando ho cominciato la mia avventura su YouTube, ed ero un novello come una patatina, ho trovato te, cercavo te, soprattutto perché cercavo all'inizio diverse fonti di reddito, come creare rendite passive. Mi sono imbattuto in questo tuo video, dove facevi delle scale, una scalinata abbastanza affannato, forse Sì, lì col cellulare, o no, e spiegavi un po' come creare, credo che fossero 5, 6 o 7 tipologie di rendite passive. Però prima di passare un po' ai contenuti di questa intervista, perché non mi parli un po' di te? Perché dal punto di vista personale, a parte sapere che abbiamo qualcosa in comune, bimbi in comune, non so altro. Parlami un po' di te, parlaci un po' di te. va bene. Allora, io ho un canale, vabbè, YouTube, magari qualcuno di voi mi conosce già, dove tratto finanza personale, tradizionale e anche criptovalute. Sono conosciuto e mi sono lanciato su YouTube più sul lato criptovalute, però in realtà non vengo da quel mondo, io vengo dal mondo tradizionale, perché ho studiato all'università, prima di Perugia, quella triennale, poi a Bologna con sede Forlì, ho studiato economia, in realtà economia aziendale, poi ho scelto un indirizzo che mi sono composto alla specialistica, tutto legato al mondo dell'imprenditorialità. Ho fatto esami come Business Plan 1, 2, ho fatto startup, alcuni elementi di finanza e anche imprenditorialità proprio. Ho studiato anche finanza, non, cioè il mio percorso di studio non è totalmente incentrato sulla finanza, però c'è stata. E quindi vengo dal mondo della finanza tradizionale, nel senso ne so più paradossalmente sul mondo della finanza tradizionale rispetto che sulle criptovalute. Poi sono consulente finanziario, ho anche un blog dove parlo di finanza tradizionale e anche di personale e anche di criptovalute. E da poco anche un podcast dove parlo anche sempre di queste tematiche, chiaramente, e sto partecipando a un progetto chiamato CoinSquare, dove facciamo live su solo invece tematica cripto. Sono una persona un po' particolare, io nel senso non ho interessi tipo della massa come può essere il calcio, sono un po' pazzo, nel senso io tratto solo questo, fa una vita triste la mia. Guarda, col calcio siamo tutti e due a cavallo. Io guardo più Formula 1, però poi basta. No, io neanche, io proprio sport quasi zero. Zero? Ne fai a Zero, zero. meno? Ne Infatti mi fai a trovo meno? male, No, sì, a farlo lo faccio, sì. Ho fatto anche un anno di Muay Thai. No, già sport di combattimento mi piacciono di più. Sono scarsissimo, solo un anno ho fatto. E dopo ho fatto. Ero bravo a nuoto, ero bravo. Dopo ho avuto un problema con l'orecchio, ho dovuto smettere di fare nuoto. Però a nuoto ero bravo. Ho fatto basket e adesso sto facendo palestra. No, sto facendo sì, in qualche modo palestra. Però Quindi non, lo faccio, ma non ne parlo, non lo guardo. Non abbiamo saprei, capito. guarda, mi trovo malissimo sulle conversazioni, magari con i coetanei che parlano di calciomercato, perché non so che dire. Quindi abbiamo capito, non dobbiamo farti arrabbiare perché col Mai Tuai, Mai Tuai, come si No, dice? ma Mai sono Tai. scarsissime, Muay Thai. Vabbè, comunque, meglio. Mi dicevi che hai un podcast, su che piattaforma è presente il podcast? Su Spreaker, che in realtà Spreaker non lo sapevo perché sono abbastanza nuovo al mondo dei podcast. Spreaker è una piattaforma dove tu carichi podcast e dopo te lo rilanciano dove vuoi tu, lo puoi rilanciare su Spotify, su Apple Music, credo si chiami, su iTunes, Sì, cioè ci sono varie poi piattaforme. Comunque, anche su Google. Sì, io sì. ho un altro canale, si occupa di alimentazione e tutti i contenuti, poi estraggo l'audio, li pubblico sotto forma di podcast su Spreaker e lì Sì, sventaglia su milioni di credo tutti piattaforme. utilizziamo Spreaker, credo sia, penso il migliore, che comunque il leader del settore podcast. E poi non so, c'è forse anche la presenza di qualche italiano all'interno dell'azionario, o fu creato da italiani inizialmente, se Non non lo so, sbaglio. non lo so, non lo so, non lo so. E invece, tornando a te, come ti sei avvicinato al mondo dell'economia, della finanza, del Bitcoin? Perché un po', quando sento Ok. parlare i miei amici, i miei colleghi, sei un po' il The King of Bitcoin qua nella community, No, perché ne sai tantissimo. Io, per esempio, non ci metto non è neanche un vero. euro perché, boh, non capisco. Allora, per quanto riguarda il Bitcoin, c'è una storia che racconto spesso, abbastanza carina. Ero all'università,
Io allora sono abbastanza nerd, però non a livelli nerd di Bitcoin da entrare nel 2009-2010, proprio agli inizi. All'università un ragazzo ha portato una tesina su Bitcoin e criptovalute. E a fine tesina non lo conoscevo, faceva il mio stesso corso, però non ci conoscevamo bene. Ci vado a stringere la mano, mi era piaciuto particolarmente, e gli chiedo, ma tu hai qualche Bitcoin? E lui praticamente, ma anni addietro, mi fa, sì, guarda, quel computer dove lanciava la presentazione in PowerPoint, e diceva, questo è il wallet Bitcoin, ci sono tot Bitcoin, erano tantissimi. Poi c'era un altro wallet, Litecoin e Ripple, quando Ripple costava proprio zero. Ripple era partito che costava, ancora costa 0,20, ma era partito che costava 0,000001. Cioè, erano tantissimi. E lì, diciamo che mi ero interessato. Stavo per entrare in quel periodo, purtroppo per me non l'ho fatto in quel periodo là, perché dovevo finire l'università, comunque già lavoravo, facevo il lavoro da dipendente inizialmente e non ho avuto tempo di approfondire. E anch'io, come te, se non conosco una cosa non entro, non investo sul mercato. Dopo, a un certo punto ho detto, apro un canale YouTube, parlo di criptovalute, perché era quasi un oceano blu, cioè quasi nessuno parlava di criptovalute. Quindi ho detto, entro là dove c'è una nicchia scoperta, e anche perché mi interessava, così condivido le mie esperienze, no? E all'inizio, infatti, il canale è nato condividendo le mie esperienze su come comprare, come si fa, eccetera, a detenere e vendere criptovalute. Quel ragazzo della tesina mi ha visto da una sponsorizzata Facebook, mi ha commentato sotto, io lo cercavo perché lo volevo ringraziare, no, a questo ragazzo. Lui praticamente mi commenta sotto il post Facebook, ci risentiamo, gli lascio il numero, no, per messaggio privato. La prima cosa che gli chiedo, gli dico, ma tu che hai fatto con quei Bitcoin, Litecoin, Ripple? Lui ha detto, no, guarda, stai zitto, cioè, lascia stare, perché ci sono stato parecchio male. È andato anche in clinica questo, perché ha venduto tutto in perdita. L'ha venduto in perdita, poi. Perché quel periodo lateralizzavano il prezzo di queste criptovalute, erano anche scese di poco, però erano scese. E lui l'ha vendute prima della bull run del 2017. E adesso è rientrato, magari avrà fatto anche qualche profitto adesso, però insomma poteva essere multimilionario quel ragazzo. Avrebbe comprato la morte nera di Star Wars praticamente, sì, con i soldi. Anche perché ha fatto, cos'era, quando era partito? $2-3, una cosa del genere, adesso non ricordo bene. No, era partito in realtà Bitcoin proprio dai centesimi, forse un centesimo di dollaro, poi man mano è salito. Ha avuto anche picchi a 20.000, se non sbaglio. Ha avuto picco ai $20,000, sì, 20.000 dollari, 19.000 e qualcosa, sì, quasi 20.000, quasi 20.000 dollari. No, però più che altro per questo ragazzo Ripple, perché Ripple era arrivato a $3-4, era arrivato a fine 2017, e lui veramente di quelli ma ce n'aveva milioni, veramente. Mamma mia. Però purtroppo era, cioè non è neanche colpa sua, è impensabile, no? Era impensabile una cosa del genere. Beh, se tutti avessimo la palla di vetro sarebbe diverso, ma purtroppo non... E tu ti consideri più, perché ho visto sul tuo sito web, anche da quello che dici nei tuoi video su YouTube, che hai diverse fonti di reddito, attività, tu ti consideri più un libero professionista o un vero e proprio imprenditore già, diciamo, con delle spalle da imprenditore, quindi un'organizzazione da imprenditore, o ti vedi ancora la piccola? Allora, ancora purtroppo, io ho un grande difetto, non so delegare bene, l'imprenditore invece deve saper delegare, quindi a me manca questo ancora, devo lavorarci molto molto sopra. E io credo che una persona è veramente imprenditore quando riesce a delegare e riesce a scalare il suo business. Io invece vengo da una concezione di imprenditore all'italiana, cioè che l'imprenditore è il capo, fa tutto il capo, non si delega mai niente, e quindi lo vedo più, e mia mamma è in questo modo, perché è un'azienda di arredamento da 130 anni, poi con un capannone mega galattico che adesso affittiamo, abbiamo frazionato e lo stiamo affittando, e vengo da questo genere di visione dell'imprenditorialità, che non mi piace per niente, è una cosa che odio e devo cambiare. Quindi per ora mi ritengo più libero professionista, però prima o poi devo scalare, devo abituarmi a delegare. Ma ho grandi, grandi problemi. Anche perché man mano che il business cresce, poi si hanno molti problemi a fare tutto, perché il tempo è limitato, non si può andare oltre. Sì. No, ma già lo vedo adesso, già io ho problemi di tempo, così. Se non delego qualcosa non ce la faccio a crescere. Però ho problemi a fidare, nel senso, poi magari devo trovare persone molto più brave di me, però non è facile, perché dico, cavolo, ho paura se anche solo per un post su un blog. Adesso ho collaboratori lì, però nel senso, prima lo ricontrollo perché voglio essere sicuro che vada bene quel post, no?
Vabbè, ho problemi a delegare. Siamo ancora un po' in quella fase in cui sì. Non mi fido, mi fido e non mi fido, insomma, metà da una parte e metà dall'altra. Sì. Però piano tanto Kiyosaki l'ha detto, no? Se guardi i quadranti, prima parte da dipendente, io li sto facendo tutti. Tutti. Sì, li sto facendo tutti. Vabbè, imprenditori, investitori già ci sono, sono partito da dipendente, adesso self-employee, no? Da sì. Libero professionista, poi prima o poi devo passare a imprenditore. Sì, adesso stai facendo una cosa a croce, insomma. A croce, sì. No, sì, stavi sì. dicendo, ti ho interrotto, scusami. E non lo so, mi sono perso. Comunque il fatto è questo, nel senso, anche Kiyosaki ha avuto un'esperienza, almeno da quanto racconta, con il suo padre ricco, che è un imprenditore, che non è il suo vero padre, il padre povero, ma che è il vero padre che lavora da che è un insegnante, credo, di una scuola o superiore all'università, forse all'università, se non ricordo mi male. Mi sembra che fosse un dirigente della scuola hawaiana, cioè lui faceva i giri per... Sì, forse. Sì, una cosa del sì, genere. Sì. Sì, sì. Comunque era un impiegato pubblico, in sostanza. Sì. E più o meno anch'io ho questa tradizione in famiglia. Io allora, lato mamma, tutti imprenditori che veramente si uccidono di lavoro perché non sanno delegare. E lato invece papà, lui ha lavorato tutta la vita da dipendente, è diventato, adesso è in pensione, però è stato capo magazziniere su un'officina ricambi Iveco. Sì. E anche lui si uccideva di lavoro. E questa magari è una cosa importante, nel senso, i miei genitori, io sono nato con la babysitter praticamente, sono cresciuto con la babysitter, forse un po' l'ho accusata questa storia, i miei hanno lavorato da morire, ancora anche il mio babbo che è in pensione comunque continua a lavorare ogni tanto, e anche la mamma si uccide di lavoro, e probabilmente se tutta l'Italia fossero così il PIL farebbe più 10.000% in un giorno. Per quanto si uccidono di lavoro. Comunque uno ha una visione da dipendente, non c'è niente di male, però c'è quella visione là, e l'altra da imprenditore. Io ho preferito quella da imprenditore, perché comunque ho visto che da dipendente il papà si era ucciso di lavoro, sì, è diventato capetto lì dentro, però ecco, ha fatto la sua bella vita, insomma, però le soddisfazioni non è che ce l'hai come da imprenditore se va bene l'attività. Sono diverse. E... comunque, vabbè, sono stato fortunatissimo, nel senso non mi hanno fatto mancare niente, genitori fantastici e tutto. Ma no, quello sono stato super, super fortunato. Diciamo che hai visto due mondi e tu ti stai creando gli altri due di quei quattro quadranti, se ci pensi. Sì. Perché tu ama investitrice, papà dipendente, tu adesso sei fra il libero professionista e l'investitore. Sì, sì, sì. Stai arrivando, diciamo, al dunque. Poi il momento in cui sarai capace di delegare, magari, insomma, cominci anche a crescere in maniera esponenziale. Tu sei a 16.000, mi sembra, 16.500. 16-17.000, sì. Quindi, ma su YouTube dubito che crescerò, perché va più l'intrattenimento su YouTube. Non lo so fino a che livello posso crescere. Però vabbè, comunque ti riesci, anche a 17.000 ti riesci a creare il tuo spazio in una nicchia. Sì, cioè insomma, il tuo pubblico fedele, l'importante è che ti segua. Secondo te cos'è che ti ha aiutato? Al di là, tu mi hai dato la formazione anche familiare, però tu... Rispetto a me, non so quanti anni abbia tu, io penso di essere più... No, adesso 30. non lo so. Okay. Io ne ho 42, mamma mia. Okay. Però, insomma, tu sei riuscito a fare alcune cose, mentre io non sono riuscito, così come molte altre persone. Cosa pensi ti abbia dato questo surplus per riuscire ad arrivare agli obiettivi a cui sei arrivato adesso e che sicuramente ti porterà ad obiettivi successivi poi nel futuro? Allora, io adesso, per carità, la tua storia non la so, perché ancora non ci... approfondiremo, però non ci conosciamo a fondo. Allora, io probabilmente ho accusato molto il fatto, perché io vengo da una famiglia molto benestante, sono stato fortunato, ho accusato molto il fatto di essere tipo visto come figlio di papà, no? Quello fortunato, eccetera. E quindi io ho una fame dentro, non per mancanza di soldi, perché non mi sono mai mancati i soldi, per fortuna, però ho fame dentro, come la fame uno magari di pugili di emergere, ho la fame di farcela da me. Okay. Io ad esempio potevo anche continuare l'azienda dei miei, l'azienda familiare, ancora tutt'oggi operativa, però ho scelto, sarebbe stato però troppo fortuna secondo me, ho scelto che il mio destino comunque deve derivare da qualcosa di mio, quindi ho provato a farcela da me, quindi c'è questa anche fame dentro che mi brucia, questo sì, sul lato business mi brucia e c'è sempre questa fame, è insaziabile, è anche forse una maledizione, veramente una maledizione probabilmente. Poi forse è anche uno dei motivi per cui non ti fermi mai di lavorare. Sì, probabilmente sì.
Poi, nel senso, sono stato sempre, come dici, un po' particolare come ragazzo. Non ho avuto grandi interessi sportivi o altro. Io tutto il tempo libero l'ho sempre passato a formarmi. Ad esempio, c'ho un aneddoto carino che lo racconto anche dai genitori della mia ragazza. Ci si andava sempre domenica, fino a poco fa, con tutta la famiglia della ragazza. Tutti stavamo sul divano, no? Tutti a guardare magari partite di calcio, a fare due chiacchiere. Io pure quei momenti là sono un po' strano, nel senso che non parlavo quasi con nessuno. Alle superiori lo passavo quel momento, perché ci sto da tanto quella ragazza, lo passavo al cellulare, magari a vedere come creare blog, come funziona WordPress, come funziona l'hosting. Leggevo libri di finanza personale già lì, di crescita, soprattutto di crescita personale in quel momento. E quindi io tutti i momenti liberi li ho passati così. È una brutta vita, nel senso, probabilmente è una brutta vita, però l'ho sempre passato così, quindi mi sono sempre formato in più campi. Diciamo, e poi che... non ho mai mollato, nel senso, adesso vabbè, non so te, non conosco la tua storia, però non ho mai mollato. E sono riuscito, dopo un anno di master personale, perché dopo l'università mi sono fatto un master su un'università pubblica, ma anche un master personale, dove mi sono scaricato tutti i titoli di libri di formazione, crescita personale, eccetera, e mi sono preso un anno solo per leggere e studiare a fondo quelli. Okay. Io praticamente, allora, io sono molto molto timido, super timido, sono sempre stato super timido, ho dovuto correggere un po' questo problema della timidezza, ho dovuto correggere il problema che abbiamo tutti, però in realtà, pensavo di averlo solo io, ma l'abbiamo tutti, della paura di vedere o di, che ne so, tipo cosa pensano gli altri di noi, no? Ok, sì. Ok, questo l'ho dovuto superare, però in realtà ce l'hanno tutti, anzi, forse altre persone ce l'hanno molto più di me, oramai. Io questo lo sono riuscito a superare. E poi ho cambiato una concezione, purtroppo qui in Italia presente, del fallimento. Cioè, qui da noi in Italia, se fallisci sei proprio uno sfigato, no? Ti prendono in giro tutti, ti deridono. Invece in America, se vai a leggere libri di formazione ed altro, vedrai che tutti dicono che il fallimento è una parte necessaria per crescere, no? È un'opportunità. Infatti, è un'opportunità. E se vai a vedere tutte le startup che cercano, raccolgono i fondi, al team di queste startup vengono spesso dati soldi se hanno già fallito in precedenza. Perché in America sanno che il fallimento può essere un risultato con due esiti. Se tu impari dagli errori, cresci, quindi il fallimento è una cosa positiva. Se non impari niente e persegui nel fallire, allora è veramente un fallimento. Quindi, diciamo, secondo me sono state queste forse le differenze con altre persone, non lo so. Quindi, forse, se posso riassumere per quello che mi hai detto, curiosità e perseveranza sono le due cose che ti hanno aiutato. Curiosità perché volevi sempre imparare, e perseveranza perché anche dai fallimenti hai cercato di trarne degli insegnamenti che per te ti hanno aiutato poi a migliorare il tuo business. Sì. Cioè, curiosità, magari siamo, chi più chi meno, però siamo tutti curiosi in qualche modo. Uh-huh. Però dipende su che diventi curioso. Ad esempio, secondo me devi diventare curioso in una cosa che ti può migliorare, no? Una cosa che ti apporta beneficio anche economico o spirituale, uh-huh, in qualche modo. Tipo il calcio, sì, è bellissimo, magari ti diverti parlare di calcio mercato, però alla fine dei conti non è che ti porta chissà quale valore, no? È difficile, a meno che non lavori proprio in quel settore. O che non sei proprietario di una squadra di calcio. Sì. È difficile, no? Quindi dipende anche su dove ti interessi, dove è la tua curiosità. Io, ad esempio, anche i libri non leggo mai classici o libri di narrativa, difficile che li leggo. Leggo sempre, è noiosissimo, però leggo sempre libri che possono migliorarmi in qualche lato, in qualche aspetto. Sia esso professionale che personale. Quindi. Personale, molto più personale. Io almeno dopo l'università ho dovuto leggere, perché ne avevo bisogno, tutti i libri di crescita personale. Adesso sto vedendo più invece lato business, lato investimenti. Tra l'altro, adesso che tu mi hai detto della timidezza, adesso se faccio mente locale, nei primi video vedevo che tu, mentre parlavi, facevi molte pause, come se non ti sentissi proprio a tuo agio con la camera, mentre adesso anche nelle live vai sparato una Formula 1, quindi anche lì c'è stata una crescita, diciamo, molto importante. Assolutamente, no, ma io ho avuto bisogno, perché proprio avevo problemi, gravi problemi di timidezza, e all'inizio per me è stato anche difficilissimo non tanto mettermi davanti ad altre persone in video,
Ma sì, anche quello. Però è stato difficilissimo parlare proprio davanti a un obiettivo della telecamera, perché mi sentivo un po' un cretino. Cioè non mi sentivo a mio agio parlare da solo in una stanza davanti alla telecamera. Sì. È stato terribile. Dopo 3 anni, adesso ho 320 video all'attivo più o meno. Mamma. Normale, non più fai una cosa, più diventa la normalità. Diventa la normalità per te. E tu pubblichi con cadenza fissa o... non hai un piano ben preciso? Dipende, allora io mi sono dato il piano editoriale più o meno c'è, mi sono dato minimo 2 video alla settimana, devo farli. Okay. Minimo, perché se vuoi crescere su YouTube almeno 2-3 contenuti a settimana secondo me li devi portare. Okay. E anche su altre piattaforme è così. Dopo è chiaro, se riesco a farne di più meglio. Adesso ultimamente sto cercando di fare un video al giorno. È molto dura. Stai facendo live? Però... ho visto tante live in questo periodo. Tante live, sì, in questo periodo tante live. Ah, ti dico anche una cosa curiosa. Sì. Inizialmente, tipo, facevo veramente schifo in video. E infatti, le prime volte che mi promuovevo all'inizio su Facebook, venivano fuori tanti anche commenti. Guarda, così non va bene, non ce la farai mai, devi prima prepararti un discorso, lo studi, lo ripeti più volte e parli, no? Però in realtà questo qua, anche per chi vuole partire adesso in questo momento, non è il fattore determinante. Perché tanto bene, c'era stata una discussione su un gruppo Bitcoin Italia, non ricordo quale dei due, su Facebook, sotto il mio video, no? C'erano tutti ragazzi che già facevano video, avevano creato anche videocorsi su Bitcoin ed altro, tutti magari a criticare, dicendo no, non ce la farai mai, non fai schifo, no? Si vede che sei timido, non sai parlare in pubblico, eccetera. È molto importante saper parlare in pubblico, saper interessare, intrattenere, eccetera. Però il fattore determinante è la costanza. Perché tanto migliori, per forza di cose migliori. Se tu parti, molti ragazzi neanche partono, no? Magari per paura di non essere all'altezza. Però se tu parti, pian piano migliori. Se tutti quei commenti di quelle persone che avevano commentato sotto a quel video, non c'è più nessuno online. Non c'è più nessuno online. Sono rimasto io, capito? Loro non erano neanche su YouTube. Avevano dei website personali dove facevano corsi così di formazione su Bitcoin, tutti offline adesso questi corsi, questi siti. E io ancora il canale più o meno cresce, insomma, non cresce a livelli estremi, però sostenuti, però insomma ancora sono presenti. Quindi si deve partire e non mollare mai, tanto nel percorso migliori, per forza di cose migliori, se fai tutti i giorni una determinata cosa migliori. Come un allenamento, come se facessi uno sport. Quindi hai raccolto parecchi scalpi per strada. Sì, sì, sì. Sì, dai, sì. Questo è importante. Invece, passando al tuo lato economico, tu, essendo un consulente finanziario, avrai anche i tuoi investimenti. Sì. Come li posizioni? Hai una tua strategia, una tua allocazione, oppure la gestisci in maniera variabile in base al periodo, diciamo, storico, come in questo caso, ad esempio, la pandemia? O hai strategie a lungo termine sui vari asset ben diversificate da tempo? Allora, io inizialmente dal 2017 fino a poco fa ho pressato molto su criptovalute, quindi ho quasi solo investito su criptovalute. Avevo già degli investimenti attivi, ma perché io ho fatto alle superiori un anno di lavoro dipendente. All'università ho fatto 10 anni più o meno di lavoro dipendente, quindi avevo dei risparmi da parte. Okay. E quelli là li avevo già investiti nei mercati tradizionali. A fine università avevo già 20-30 mila euro. Perché già lavoravo, avevo messo da parte dei soldi, quindi quello già l'avevo investito. Dopo, nel 2017, ho iniziato a investire quasi solo nel Bitcoin e nelle criptovalute, però più che altro nel Bitcoin, perché pensavo che era un settore che sarebbe andato a crescere nel periodo, nel lungo termine. Già tre anni sono passati, per ora è stato così, nel senso che è andata bene. E adesso invece ho già ribilanciato il portafoglio, perché cos'è successo? Con la crescita esponenziale di Bitcoin, io sono entrato a 1.500, adesso a 10.000, no? Per forza di cose ti si sbilancia il portafoglio. Sì. Quindi io ero arrivato anche a possedere l'80-90% del portafoglio in Bitcoin e in criptovalute. Wow. E adesso comunque ho diversificato e sono dell'opinione che è difficile battere il mercato, quindi andare a selezionare titoli per fare meglio del mercato difficile, e sto seguendo una strategia lazy. Diciamo, ho fatto una mia versione di vari portafogli, ho composto dei portafogli lazy, dove ho inserito dentro anche criptovalute, e detengo ormai, sono diversificato in tutti gli asset comunque. Infatti ho visto che avevi fatto una live qualche giorno fa sul Golden Butterfly.
Allora, un giorno, visto che ti piacciono i portafogli lesi, potessi anche analizzare quelli che mi sono fatto io per conto mio. Ho fatto due portafogli lesi che porto avanti, magari mi sai dare le tue opinioni in merito. Hai diverse fonti di reddito, immagino, come dicevi in quel famoso video, il primo che ho visto. Queste quanto incidono, diciamo, sui tuoi ingressi, sulle tue entrate mensili? Diciamo, fra YouTube, consulenze, immagino, videocorsi. Allora, molto arriva da consulenze, però su consulenze devo lavorare per ora. Prima o poi voglio scalare anche quel lato del business, però per ora devo lavorare. Se vendo una consulenza, nel senso lavoro, è una consulenza dove anch'io devo lavorare. Okay. Poi guadagno bene dagli infoprodotti, perché ho vari videocorsi, quelli vanno bene. Ce li ho a metà con Tiziano Tridico, che è un altro divulgatore cripto su YouTube. Poi ho un'entrata non elevatissima, però fa comodo, su AdSense YouTube. Io ad esempio non guadagno tanto su YouTube con AdSense, però dipende dal mese, 300-400 euro mensili li riporto a casa con AdSense. Okay. Dipende da mese a mese, però 300-400 euro li riporto. Ci sono i referral link, che possono essere nel mondo cripto. Mi sono creato referral link su Amazon, che ogni mese comunque riportano tot. Sì. Poco, però riportano. Amazon paga poco, però riportano. E ad esempio su Amazon mi è andata bene, perché ho piazzato dei video evergreen che comunque vengono sempre ricercati, più anche il blog mi aiuta. Uh-huh. Anche lì ho piazzato dei link e anche referral link nel mondo cripto. Poi buona parte degli introiti sono sponsorizzazioni su YouTube che faccio con i brand. Adesso anche in live sono arrivate le prime sponsorizzazioni, l'hai visto. Sono queste. Poi magari ho entrate anche da investimenti, ma in realtà ho più piani di accumulo, cioè magari ho ETF ad accumulo più che a distribuzione. Qualcosa a distribuzione c'è, però non è che danno chissà quanto. Ho anche una parte, perché gestisco io anche parte degli immobili in affitto, su questo capannone dove sto registrando adesso, e anche lì parte importante. E poi magari anche altre piccolezze che tu dici sì, è poco, magari a fine mese per una cosa porti 100 euro, per una cosa porti 150, però se a fine mese fai proprio tutta la torta, comunque viene una bella cifra. Quindi, e comunque cerchi di diversificare, no? Cioè non è un'unica fonte di reddito. Quindi in percentuale quello che ti aiuta di più sono le consulenze al momento, se ho capito bene? Forse no, dipende. Forse brand e videocorsi attualmente. Okay. Però anche su consulenze guadagni bene. Però forse videocorsi e brand. Per ora sì, probabilmente. Infatti poi mai... Volevo farti una domanda, però mi hai già risposto. Tu hai più che... Perché io volevo chiederti se ricevi anche dividendi, però mi hai detto che principalmente sull'accumulazione, per motivi fiscali, immagino. Per motivi sia fiscali, sia che comunque nel lungo periodo conviene avere ETF ad accumulo. Sì. Cioè adesso ancora ho 30 anni, ancora posso lavorare parecchio, investire per parecchio tempo, conviene avere un portafoglio ad accumulo, un ETF ad accumulo. Quindi sì. E tu mi dicevi prima eri arrivato all'80% del portafoglio in cripto, adesso più o meno quanto ce n'è di cripto nel portafoglio? Lo sai oppure non vuoi... Adesso, allora, considerando solo Bitcoin, dopo in altcoin o poco, sarà... vabbè, non voglio sbilanciare, però tra un 10-20%, diciamo. Okay. 10-20%. Comunque è una buona fetta. Ma è... No, sì, è una buona fetta. Cioè, io lo considero un asset, pensa al lazy portfolio, no? Sì. Tipo il Golden Butterfly, mi sembra c'era il 20% in oro. Sì. Io tipo Bitcoin lo considero comunque come un asset alla stregua di quegli asset principali, no? A cui inseriscono anche il 20% del proprio portafoglio. E sì. Con tutte queste attività come fai a gestire? Hai una tua routine quotidiana? Ti muovi a naso, cioè come ti alzi la mattina, oppure ti pianifichi le cose per evitare, insomma, problemi? Cerco di pianificarmi le cose. Io ad esempio ho un'applicazione che si chiama Todoist, che è sincronizzata con Google Calendar, dove mi pianifico tutta la giornata, dalla mattina alla sera. Okay. Su ogni ora magari c'è un impegno e cerco di rispettare sempre. Magari il lunedì o la domenica cerco di pianificare tutta la settimana, chiaramente nei limiti del possibile, cerco di pianificare tutta la settimana. E per la routine
Io allora cerco, ultimamente sto cercando di allenarmi un'ora al giorno, verso le 5. Io dedico anche allo studio una parte importante della giornata, perché per scelta voglio comunque studiare, continuare i miei studi almeno 2 ore al giorno, minimo. Okay. Anche perché sennò non riesci a portare contenuti validi alla lunga su YouTube, no? Quindi cerco sempre di informarmi, di formarmi. Almeno 2 ore al giorno sullo studio ce lo passo, e dopo il resto della giornata lavoro. E sono facilitato perché ho un problema, nel senso, se non produco mi sento un po' male, sono un po' strano. Sarò andare allo psicologo. Sì. No, ma è brutta però, perché non riesci neanche a goderti un attimo di tregua, perché non lo so perché, probabilmente è un problema questo. Però, io ho sconfitto questo problema da quando sto a casa, che non lavoro in questo periodo, perché il bambino è talmente assatanato, come ero io alla sua età, che quando lui dorme io praticamente sono stremato e non penso ad altro. Ti capisco. Però diciamo, anche io adesso che ho cominciato a fare video cadenzati, magari io adesso pubblico 3 volte a settimana, se sono a rischio di non potercela fare vado in ansia, devo fare qualcosa, devo produrre qualcosa, per cui insomma penso che sia un po' la problematica di chi ha una routine abbastanza fissa. E invece chi volesse entrare nel tuo mondo, hai consigli da dare? Ci sono delle predisposizioni? Una persona deve avere particolari doti per poter fare quello che fai tu, o ci possono riuscire tutti secondo te? Nel mio mondo, allora, perché il mio è un po' un mondo ibrido. Nel mio mondo intendi tipo consulenze finanziarie, o mondo cripto, o YouTube, cioè imprenditori digitali, che intendi? Intendo l'imprenditoria in genere, un po' come da tutti sotto tutti i punti di vista, diciamo. In generale l'imprenditore ha delle doti particolari di cui ha necessità, oppure ci può riuscire semplicemente facendo determinate cose? Allora, secondo me ci può riuscire, però quello che serve, cioè non credo si nasce imprenditore, nel senso ognuno lo può diventare. Mm-hmm. Però quello che serve è devi imparare a fregartene del giudizio degli altri. Questo mi è servito, se no non potevo partire io personalmente. Per come ero fatto di persona non potevo partire. E devi lavorare parecchio. Solitamente un imprenditore, almeno all'inizio, lavora molto più del dipendente. Almeno all'inizio. Dopo magari no, però almeno all'inizio sì, è così. Finché non scali il business e non impari a delegare. E devi andare avanti nonostante tutto. Devi andare avanti nonostante tutto, succederanno 1000 imprevisti, devi sempre andare avanti, se fallisci devi andare avanti. Mm-hmm. Io avevo anche altri progetti come blog all'inizio, sono fallito 2-3 volte diciamo, però non è che basta la molla, vada a fare il dipendente, si va avanti, finché non ci si riesce si va avanti, no? Però devi imparare dai tuoi errori, sennò continui a fallire. E secondo me questo sono gli aspetti importanti, quindi tanta perseveranza prima di tutto e poi voglia di imparare, voglia di imparare, sì, quello per forza, perché per fare l'imprenditore, soprattutto imprenditore digitale, mm-hmm, se hai il problema che non sai delegare, magari non hai grandi fondi all'inizio per delegare alcune attività, devi imparare tantissime cose, devi avere tante soft skill. A me un libro che mi ha aiutato molto è stato quello Come trattare gli altri e farseli amici, ad esempio. Non so se è di Dale Carnegie o di Carnegie, sì. Quello mi ha aiutato tantissimo. E ad esempio la scuola, io la scuola l'ho sofferta tantissimo, perché ho fatto lo scientifico, mm-hmm, che era simile a un classico, si faceva più latino che matematica, non si sa perché. E lì facevano terrorismo psicologico, lì ad esempio. E le superiori veramente mi hanno fatto schifo, perché lì applicano tutti i principi contrari rispetto a quel libro. Okay. Cioè, se tu devi valorizzare una persona, no? Ti devi complimentare quando fa una cosa bene, non la devi sgridare troppo quando lo sbaglio, no? L'errore serve, è come un fallimento, l'errore serve, devi imparare i tuoi errori. Invece lì proprio c'era terrorismo psicologico. E quindi quello è il libro, secondo me, da leggere prima di diventare imprenditori o di provarci. E poi devi essere curioso, perché devi imparare, se vuoi fare video devi imparare comunque qualcosa sull'attrezzatura, sull'editing video. Mm-hmm. Io non sapevo niente di editing video, mi sono studiato come si fa ad operare Adobe Premiere, io lavoro con Adobe Premiere. Mm. Poi tante piccole cose che vengono con il tempo, ci sono anche solo a livello WordPress, ci sono 10.000 problematiche, io ho un problema al giorno su WordPress, ad esempio adesso sto imparando il CSS, che è il linguaggio di programmazione, io non ne so niente di programmazione, però anche lì per curiosità me lo sto vedendo, sto migliorando a livello estetico un po' piano piano il sito.
Quindi devi sapere tante cose all'inizio. Poi è chiaro, se uno parte che ha 1 milione e vuole partire, può delegare la gestione del sito ad altri, chiaro. Però insomma, chi parte in piccolo e come te vuole fare tutto con le proprie forze, deve arrivare a dei compromessi all'inizio. Poi tra l'altro, per ricollegarmi a quello che dicevi tu, infatti credo che molti corsi per managers dicono di lodare, diciamo, il dipendente in pubblico, e se ci sono delle, insomma, delle lamentele, di sgridarlo magari, così di farlo in privato, in maniera tale che il dipendente si sente comunque protetto, diciamo, dal giudizio degli altri. E sì, poi ci sono modi di sgridare, no? Se uno fa un errore, per carità, è giusto far riaccorgere che sta sbagliando, però ci sono modi e modi, no, per dire le cose. Ah, sulla scuola italiana, vabbè, dipende da che scuola fai, però io ho fatto proprio, sembrava una prigione, sembrava quasi Alcatraz, adesso puoi esagerare, però c'era veramente terrorismo psicologico lì. Ma io credo che sia un po' una questione italiana, perché mi ricordo anche, ho fatto parecchi lavoretti quando ero ragazzino, non era solo la scuola, quando il mio datore di lavoro mi sgridava, guardava sempre intorno per vedere se gli altri avessero imparato la lezione mentre sgridava me. Qui è un po' una brutta mentalità italiana. È la cultura, si parte fin da piccoli, ti educano in quel modo, è normale che dopo continui con quella strada. No, infatti, forse è anche un limite di noi italiani, perché non so se sia poi una cosa, perché almeno qui in Irlanda non l'ho trovata, poi non so se sia una cosa che si sviluppa anche nel resto del mondo. Non lo so, io so per certo che gli americani, per quanti li si possa odiare, però gli americani sono i migliori in questo, in crescita personale, business, sono i migliori comunque. Lì c'è proprio un filone formazione micidiale. E non credo che in America ci siano queste problematiche, poi non lo so, però lì sono secondo me molto più forti dell'Italia su questo aspetto. Poi non lo so su altri stati come funziona. Considerando l'economia, qualche cosa in più forse ce l'hanno. Va bene, io so che devi andare perché hai altro da fare, non ti voglio tenere più di tanto, però ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, mi è piaciuta tantissimo, spero di poterne fare altri in futuro. Volentieri. Cos'altro dire? Non mi viene in mente niente perché il bambino non l'ho fatto dormire, però grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, quei pochi 4 gatti che non si fossero ancora iscritti al canale di Filippo, per favore andate a cliccare, che non vi si consumano i polpastrelli. Grazie mille di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima volta. Ciao.